Seconda parte di Bianconero in compagnia con il difensore Diego Conzon, che domenica purtroppo a Frosinone è squalificato, è arrivato il bollettino ufficiale. Parlavamo di giovani, Diego. Domenica mister Lucarelli ha fatto debuttare anche Fabrizio Anedda, classe 95, che già con mister Cuoghi esordì addirittura anche a sorpresa al Curi di Perugia. Anche questo è un ragazzo che si cala molto bene nella parte anche quando va a giocare nella Berretti e qui dimostra proprio serietà. Sì, è molto giovane ed è molto bravo anche lui, insieme ai vari Gimignani, purtroppo anche Mancini, però è andato via. Ecco, è andato a Prato, ricordiamo che ha debuttato anche lui, quindi è importante anche questo, insomma. Sì, cioè, è andato a Prato e ha fatto subito l'esordio, però anche lui comunque è un giocatore che ha fatto anche le nazionali in passato, quindi è un ottimo giocatore. Gli auguro il meglio, che possa conquistarsi comunque una maglia da titolare col Prato. A proposito di esordio, sabato noi abbiamo applaudito per lui e anche Samuele Pizza, il vostro ex capitano, ha debuttato con la maglia dell'Avellino sul campo della Ternana. Avete avuto modo anche di vederlo in televisione mentre andavate verso Gubbio, quindi Sì. che impressione ti ha fatto? Sensazione vedere, ecco, Samuele così su È un Sky? effetto strano, sono contento per lui. È un ragazzo che comunque quando gioca e quando si allena si impegna sempre al 110%. Quindi mi ha fatto piacere guardare, anche se ha giocato pochi minuti, però mi ha fatto molto piacere. Però ha iniziato, era la possibilità grande che ha avuto di affacciarsi alla Serie B, ha detto, io ho avuto modo di parlarci, che chiaramente Avellino, poi te sei di quelle parti, conosci quelle zone, chiaramente molto diverso rispetto a Viareggio, il calcio è sentito con la tradizione anche di Serie A e Serie B di questa formazione, quindi è chiaro che è un'altra dimensione. Però io sono certo che se lui riuscirà ad integrarsi in questo complesso di squadra, poi il mister l'ha voluto, già l'anno scorso l'ha corteggiato, io credo che possa avere anche lui le sue chance per potersi giocare le sue partite. Io spero, me lo auguro per lui, che lui comunque possa conquistare una maglia da titolare. Come hai detto tu, è una piazza calda dove vivono il calcio praticamente tutto l'anno, però d'altra parte c'è da dire che se il ragazzo viene apprezzato dai tifosi, dopo lo portano come un santo. E lui ha detto che alla presentazione c'erano diverse, anzi tante televisioni, tanti giornalisti, però chiaramente queste sono piazze importanti. E a proposito di questo, è chiaro che il buon esito di questa parentesi ad Avellino di Samuele Pizza, che è andato in prestito col diritto di riscatto, potrebbe agevolare anche il futuro del Viareggio. Un futuro del Viareggio che, come abbiamo avuto modo di sottolineare in più di una circostanza, proprio anche nel corso delle nostre trasmissioni, un futuro incerto. Il presidente Stefano Dinelli più volte ha lanciato degli SOS e in questo periodo ha anche qualche problema di salute, quindi noi lo salutiamo e gli mandiamo un grosso in bocca al lupo per rivederlo presto con noi. È chiaro che i vari messaggi, i vari input che sono stati mandati anche da parte dell'amministrazione comunale hanno visto poche risposte. Sarebbe un vero peccato ora che il calcio, questo di Lega Pro, viene diciamo organizzato in una maniera tale rispetto a ora, con gironi da 20 squadre, una riorganizzazione dove ci possono anche essere dei proventi. Sarebbe un peccato che il Viareggio, dopo 10 anni di ottime gestioni, non potesse far parte di questo futuro. Noi ci auguriamo che di qui alla fine del campionato qualcuno si avvicini a questa squadra. Mister Lucarelli insieme a tutto il gruppo stanno cercando di fare salti mortali per mantenere, insieme a tutto anche lo staff organizzativo, in segreteria Massimo Moscardini, Beppe Vannucchi, Elena Francesconi, anche altri che sono stretti collaboratori del Viareggio per portare avanti questa stagione. Diego, che dire? Voi ce la state mettendo tutta perché chiaramente voi siete impegnati sul campo, però è inutile dire che avreste così bisogno di maggiore anche calore del pubblico, di maggiore, ecco, compattezza intorno a voi. Te poi ti sei fidanzata a Viareggio e noi ci fa onore perché sei uno dei tanti che così in qualche modo ha trovato quelle radici dalle nostre parti. Dico, sarebbe bello, no, che ci fosse più vicinanza rispetto a Purtroppo voi. noi ogni volta che siamo qui a parlare Però è diciamo bene sempre sempre le stesse cose. ricordarlo, Sì, bisogna noi lo essere dei ricordiamo, martelli, secondo me. però vedo che la gente comunque
vede che non capisce, cioè, o perché magari non gli va, vuoi un po' il tempo, il freddo, di qua, di là, però la gente allo stadio è sempre poca, cioè sono sempre gli stessi. Però deve Quindi. capire così la città, l'amministrazione comunale, che Dinelli stesso, come ha detto già più volte, non può gestire questa società e sarebbe un peccato farla finire. Speriamo di no, io questa è la prima volta che lo sento dire. Speriamo che comunque le cose si aggiustino, che magari possa entrare qualche imprenditore, qualcosa, non lo so. Non so Intanto, a che dire. proposito di società sane, Viareggio è uno di queste, il Catanzaro, 5 ex tesserati della società FC Catanzaro, fallita negli anni scorsi, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per concorso in bancarotta fraudolenta nell'ambito del nuovo filone di indagini sui presunti contratti fittizi sottoscritti tra calciatori e società. Nel primo filone di inchiesta sono stati indagati 13 ex calciatori e 2 ex dirigenti della società, per il quale il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Domenico Guarascio, ha chiesto nei giorni scorsi il rinvio a giudizio. Quindi una situazione sicuramente sempre difficile per il Catanzaro. Abbiamo parlato prima della Nocerina, non giocano le avversarie, vincono 3-0 a tavolino. Quindi il calcio, diciamo, purtroppo è anche questo. Ecco perché l'esempio del Viareggio è uno di quelli che va portato, diciamo, come imitazioni, perché fino ad ora la società si è distinta proprio per l'oculatezza dei suoi bilanci. Sì, anche perché da 7-8 anni a questa parte che il Viareggio comunque punta molto sui giovani, quindi magari anche se non riesce a raggiungere certe posizioni in classifica, l'orgoglio del Viareggio è proprio quello di fare esordire giocatori giovani e poi lanciarli magari in Serie B o addirittura come Simone Zaza in Serie A. Vediamoci ora le immagini della partita di andata tra Frosinone e il Viareggio, terminata 0-0, un punto sicuramente molto molto importante da parte della formazione viareggina, anche se va detto il Frosinone rimase in 10 uomini, però chiaramente già in quella occasione dimostrò la sua forza e non a caso ora, domenica scorsa, ha agganciato nella vetta della classifica il Pontedera. Un Frosinone che ha il miglior attacco del campionato, con 36 reti, Ciofani 11 gol all'attivo, Curiale 7, domenica avrà a disposizione Frara che era squalificato domenica, quindi senza dubbio Diego, una squadra che non c'era bisogno chiaramente di scoprirla noi stasera nel corso della nostra trasmissione, va guardata con le molle. Ecco, intanto alla ripresa dell'allenamento mister Lucarelli che ha detto: c'è purtroppo da valutare la condizione di Davide Matteini che si è infortunato per guai muscolari contro l'Aquila, sta lavorando a parte, mi diceva il mister, e anche lo staff sanitario, quindi c'è da valutare se sarà disponibile per Frosinone oppure se sarà meglio non rischiarlo e averlo poi per la gara con la Salernitana. Sì, purtroppo si è fatto male alla prima partita che ha fatto con noi all'esordio, però devo dire che comunque in attacco ora siamo abbastanza coperti, anche perché comunque c'è Benedetti che scalpita, quindi te l'ho detto, anche come in difesa, anche a centrocampo in attacco siamo ben coperti, quindi chiunque giocherà sono sicuro che farà una grande partita. È chiaro che lì bisognerà mettere, io così, in preventivo anche un ambiente tutto particolare. Ti ricordi anche l'anno scorso c'era un tifo molto caldo, ora che loro hanno, come detto, recuperato questa vetta della classifica, ci sarà, diciamo, il pubblico delle grandi occasioni. Lì non è come da noi che a Viareggio che il pubblico manca, lì ce n'è forse anche troppo, diciamo, per noi, insomma. Come detto, più vai, secondo me più vai al sud e più trovi tifo caldo, piazze dove il calcio è l'unica cosa che conta. Anche a Frosinone comunque mi ricordo che all'andata vennero i tifosi loro, quindi figuriamoci in casa, ora che sono primi insieme a Perugia, verranno comunque a sostenere la squadra. Vabbè, il Viareggio ormai si è abituato anche in questi palcoscenici dove c'è anche del caldo, qualche tuo compagno, non so a te se fa il solito effetto Diego, ti carica anche al limite vedere questo pubblico anche se incita per la sua squadra, però è bello, no? Giocare, io credo, in Sì, uno io stadio così pieno. penso che chiunque, cioè, qualsiasi ragazzo comunque ha voglia di giocare davanti a un pubblico caloroso. Credo che comunque non c'è da aver paura perché non è mai morto nessuno, anzi a me personalmente mi mette carica.
rosica, come si dice, per usare un termine calcistico, non esserci. Rosico sì, anche perché comunque è una partita dove quando giochiamo contro squadre che hanno attaccanti forti, in questo caso come Ciofani, io Esalti, mi ma esalto sì, anche perché voglio mettermi comunque alla prova con me stesso e vedere se riesco comunque a marcare giocatori importanti come Ciofani, come varie Vago, Arma, eccetera. finora ci sei riuscito piuttosto bene, quindi ti facciamo i complimenti. Ricordiamo e ribadiamo che mister Lucarelli, dopo la partita di Gubbio, c'era stata la sensazione che anche lui fosse un po' così amareggiato, qualcuno così si aspettava anche qualche mossa un pochino così a sorpresa, per dirla abbastanza chiara, che si dimettesse. Invece lui è più carico di prima, non è nella sua indole abbandonare la barca quando diciamo c'è qualche difficoltà, e quindi è lui che carica per primo i giocatori. Ha variato anche questa settimana, come la scorsa, anche gli allenamenti. Ha fatto qualcuno di mattina per anche darvi la possibilità. C'è anche la Coppa Carnevale, per vedere anche qualche partita della Coppa Carnevale, quindi mi pare che anche questo tutto sommato serva un po' anche per farvi un po' distendere, no? Togliere un po' anche questa tensione che poteva essere addosso a voi. Sì, la settimana scorsa abbiamo fatto tutti gli allenamenti mattutini perché mi hanno detto che è fatta della Coppa Carnevale, quindi per l'indisponibilità del campo ci siamo allenati di mattina. Però E quindi, vabbè, è una cosa diversa anche per questo. Mercoledì gli allenamenti sono doppi, giovedì invece la mattina, e poi ritornate nel vostro standard normale. Domenica ricordiamo che inizia anche il carnevale a Viareggio, e chissà che il Viareggio Calcio invece l'Esperia non faccia carnevale a Frosinone, sarebbe bello. sarebbe bello, sì, speriamo. Ora vediamo il programma di domenica delle partite, ancora alle 14:30. Benevento, Gubbio, Catanzaro, Nucerina non si gioca, come detto, proprio per questi provvedimenti che riguardano la formazione campana, quindi il Catanzaro riposa. Frosinone, Viareggio, Grosseto, L'Aquila, Lecce, Paganese, Pisa, Perugia, Prato, Pontedera, Salernitana, Ascoli, oltre il Catanzaro riposa quindi anche il Barletta. Diego, siamo arrivati in fondo a questa nostra puntata. La speranza è quella che l'ultima a morire, come si dice in questi casi. Non so se dalle tue parti, se sei di Napoli, usa dirlo anche lì. Sì. L'obiettivo di questi playoff, anche sembra quasi da sbruffoni, no? Dirlo dopo le ultime partite, dopo gli ultimi risultati, è sempre lì davanti a voi. Sì, come ho detto prima, fin quando la matematica non ci taglia fuori dall'inseguimento dei playoff, uno ci prova sempre. Poi, se facendo le corna dovesse andare male, pazienza, ci abbiamo provato. E quindi l'importante è trovare un buon piazzamento anche per il contributo economico della Lega. L'arbitro di domenica è il signor Verdenelli di Foligno. Io ringrazio tutti ovviamente come sempre per la cortese attenzione. Ringrazio Matteo in regia, Lorenzo Bertolucci e Guido Casotti che hanno coordinato la trasmissione. Martedì prossimo il nostro ospite sarà Gianmarco Girevini, centrocampista del Viareggio. La trasmissione può essere seguita anche sul nostro sito www.notv.it, quindi anche a Napoli, dai tuoi familiari Diego, che salutiamo, ti possono vedere attraverso il sito. Grazie ancora per essere con noi, e tieni Grazie a duro voi. Speriamo, perché ti riscatterai subito appena rientri in campo dopo la squalifica. già non vedo l'ora di rientrare in campo. Comunque. Contro la Salernitana, chissà, contro un'altra squadra delle tue parti. Grazie ancora a voi, l'appuntamento a martedì prossimo.